Ma vi voglio raccontare questo perché così sapete i servizi che avvengono all'ospedale di Cesanello. Allora, se voi andate nel parcheggio successivo a questo, io fate conto che sono a un parcheggio molto lontano. C'è la navetta, per l'amor del cielo, eccetera. Però nei parcheggi vicini non ti puoi avvicinare perché ci sono gli extracomunitari che ti chiedono la monetina. Ora, sapete cosa mi è successo l'altro giorno? Io intanto vado a piedi, farò tardi alla visita, ma vi voglio far vedere, perché credo che dobbiate sapere il sistema toscano dell'accoglienza come funziona. Bene, l'altro giorno ero di fronte all'altro ospedale di Pisa, il Santa Chiara. E che cos'è successo? È successo che un extracomunitario mi ha chiesto la monetina per il parcheggio che avevo regolarmente pagato. No, voleva che gli dessi un euro in più. Io ho detto no, io non ti do un euro in più. E lui mi ha detto ok, allora ti rigo la macchina. Sono tornata e ho trovato lo sportello della macchina completamente rigato. Qui a Cesanello succede la stessa cosa. Qualche anno fa ero qua con mia mamma, ho dovuto chiamare i carabinieri perché uno di questi extracomunitari mi ha minacciata di spaccarmi lo sportello perché non gli davo i soldi. Cioè, siamo soggetti a questi personaggi che vengono in Italia, vengono mantenuti. Il governatore Rossi è tanto felice di mantenere questa gente, l'accoglienza, il sistema dell'accoglienza, ci guadagnano le varie cooperative. Bene, il sistema dell'accoglienza è questo, signori cari, il sistema di accoglienza di gente che, siccome non sa cosa fare, siccome non lavora, va a bivaccare tutto il giorno, viene a indicarti il parcheggio di fronte a un ospedale dove la gente sta male. Questa è la cosa che mi fa incazzare come le iene, dove la gente sta male, viene lì e ti minaccia di rigarti, spaccarti la macchina, fare qualcosa di male a ciò che è di tua proprietà se non gli dai la monetina. Questa si chiama estorsione, dico io, perché tu non puoi estorcere un euro. Qui vengono centinaia di persone al giorno, migliaia di persone al giorno all'ospedale di Cesanello a Pisa. Persone che se vengono in ospedale evidentemente è perché stanno male, hanno bisogno di cure o di visite. E devono pagare il pizzo, in sostanza, l'euro, l'extracomunitario, per il parcheggio. Ora ve li voglio far vedere quando ci arriviamo davanti, perché io credo che succeda un po' in tutta Italia, non solo davanti all'ospedale, anche di fronte ai supermercati, eccetera. Ora ci sono i lavori, quindi chilometri a piedi ti devi fare. Potevo prendere la navetta, ma ci mette più la navetta a fare il giro che non andare a piedi, perché ovviamente con i lavori bloccano tutto. Ma ve li voglio far vedere. Guardate, ce ne sono alcuni già anche qua, ora non so se si vede, ma soprattutto nell'altro parcheggio più avanti. Io sono entrata, vieni qua, parcheggia là, o gli dai l'euro, o se no trovi la macchina rigata. È una cosa indecente, è una cosa che non si può assolutamente vedere, perché siamo nel 2020 e nel 2020 le forze dell'ordine hanno le mani legate perché non riescono a fare niente. Perché cosa fanno? Li prendono, li portano in questura, poi finisce lì, gli fanno una denuncia, finisce lì, non succede niente. Ovviamente se mi metto io a chiedere invece l'euro alla gente, probabilmente mi mettono in carcere per un sacco di tempo. È una cosa che va segnalata, come vanno segnalati tutti i disservizi in Italia, perché non si può veramente andare avanti così, soprattutto di fronte a un ospedale. Adesso lo raccontiamo, spero che condividiate il video e facciate vedere quello che sta succedendo. Ora vi faccio vedere quando arrivo là vicino, perché è una roba, mi dovete credere, mi manda in bestia, perché di fronte a un ospedale, farlo di fronte ai supermercati o da altre parti, già ne fanno entrare migliaia, non si può dire? Beh, io lo dico perché l'ho visto il fenomeno migratorio da ogni parte, da ogni angolazione. Sono stata tra le poche che è andata a vedere la partenza dei barconi e che sa quello di cui si sta parlando, e tanti altri non lo sanno. Quindi parlo con cognizione di causa e racconto le cose per come stanno, a differenza di coloro che scrivono di fronte a un computer seduti a una scrivania. Ecco, sono, non so se si vede, c'è l'extracomunitario lì, c'è la macchina che chiede i soldi, perché è così. Ora, purtroppo si vede male perché c'è questa recinzione, però se guardate là nel mezzo ce ne sono 7-8 che stanno chiedendo i soldi. E è una cosa vergognosa di fronte a un ospedale. Allora, poi il Partito Democratico viene a chiedere nuovamente il voto in Toscana. Finché non sistemano queste cose qua, chi li vota? Chi li vota? Giusto quelli delle cooperative
da cui mandano i migranti li possono votare, perché forse gli danno lavoro. Ma tutti gli altri, io dico, davanti a queste cose qua, dovrebbero ragionare un attimo, perché votare il Partito Democratico oggi in Toscana, dopo oltre 70 anni, di quella che per me è semplicemente stata una dittatura, perché non hanno cambiato proprio un bel niente, beh, credo sia da folli.